Lega Umbria? Lega Nord Umbria? Salve! Chi sei? Come ti chiami? Caterina Morlupi da Marciano. Da Marciano? Bene, andiamo a vedere la conferenza stampa di Valerio Mancini, grazie. La conferenza stampa di Valerio Mancini a Palazzo. Vediamo come sta prima di tutto. Se i giorni di sciopero della fame che ha fatto qui, qua dentro, dove vedete inquadrato in questo momento nella sala del Consiglio, gli hanno arrecato qualche danno, speriamo di no, dal punto di vista della salute. Ecco, sono tutti quanti già belli e pronti, come vedete, sono tutti quanti piazzati. Eccoli qua, salute. Lo vediamo, quindi sta bene. Mancini, come sta prima di tutto? La stiamo guardando dal punto di vista clinico quasi, si sembra bene, come sì, sta? Bene, stamattina mi sono pesato, 84,3 kg, quindi mi sono ovviamente pensato. Ma c'ha il cedolino con lei? Lo hanno alla farmacia Lemmi. Quindi ha perso quanto? 3,3 kg, che sono i primi due giorni, devo dire dura, il terzo un po' meglio. Però ne valsa la pena perché ho sentito tanto affetto degli umbri, come ho detto prima, lo scopo di questa protesta simbolica era quella di condividere una battaglia che non è di un singolo, di un partito, ma di tutti gli umbri, per la difesa della nostra sicurezza e dei nostri valori. C'è stato un risveglio delle coscienze, ho ricevuto 450 messaggi personali in cui mi dicevano ovviamente di andare avanti e di solidarietà, e l'unico partito che non capisce quanto importante questo tema è il Partito Democratico con i suoi rappresentanti qui in Consiglio regionale, oltre naturalmente quelli a livello nazionale col discorso dello Ius Soli e tutte quelle assurdità che hanno in mente. Il documento l'ho già ovviamente ripresentato all'attenzione della Presidente Porzi, voglio che venga discusso come primo punto all'ordine del giorno e voglio vedere, quindi gli umbri vedranno chi è per islamizzare la nostra regione e chi no. Il documento, ripeto, non vuol dire no sempre o sì mai, cioè nel senso viceversa, nel senso che questa cosa si deve sospendere, non solo la questione di Umbertide, ma tutti i luoghi, tutti i comuni ovviamente dell'Umbria. Un atto di prudenza, vedendo i tanti fatti di sangue che sono successi in Europa, vedendo i fatti preoccupanti che hanno riguardato l'Umbria con l'espulsione dell'imam di Via dei Priori e di Corciano per proselitismo terroristico, ormai l'ho detto più di una volta, naturalmente tutto questo anche alla luce di quanto è emerso nei quotidiani nazionali, in cui è stato pubblicato un sondaggio per sulla comunità islamica italiana, e uno su quattro di loro chiaramente considera la guerra santa giusta, il 50% consente, diciamo che, cioè, pardon, non consente il matrimonio con cittadini di altre fedi religiose, in primis quella cristiana, il 61% di loro rifiuta le abitudini alimentari dell'Occidente e addirittura quasi un 40% certifica lo Stato diciamo islamico, la cosiddetta legge della Sharia, quindi abolendo tutte le leggi dei stati laici, quindi un tornare indietro nella nostra civiltà. Lei capisce che se bloccassero la costruzione di questo centro culturale, o come lo si definisce, moschea, sarebbe un precedente in Italia? Non è un precedente, perché se domani va il governo la Lega Umbertide, quella se la scordano proprio, è già successo a Sesto San Giovanni, l'amministrazione nuova che ha vinto in quel comune ha subito revocato la licenza, il sindaco lo può fare, naturalmente il sindaco di Umbertide sta facendo un errore uno dietro l'altro, l'altro giorno si complimenta che col fatto che la moschea, quindi la chiamano ancora moschea, verrà depotenziata e il giorno dopo l'imam lo smentisce, quindi siamo alle comiche, però sicuramente non faccio queste cose, non è che fanno ridere, preoccupano, e di conseguenza l'indomani, fra un anno, fra due, fra tre, se c'è qualcuno della Lega nell'amministrazione comunale di Umbertide, quella viene chiusa, perché secondo me, come ho detto, ci sono i presupposti per un difetto nelle procedure urbanistiche. Secondo me tutti la chiamano moschea, ma le carte parlano di centro culturale islamico, non sono la stessa cosa dal punto di vista urbanistico, sono due anni che cerco di evidenziare questa cosa, nessuno mi ascolta, non si sono ascoltati neanche i cittadini, quindi ci mancherebbe che qualcuno del PD ascolti i buoni consigli di uno della Lega, mai si è visto, infatti si vede come stanno conducendo allo sfascio questa regione e questa società. Voglio concludere, intanto andiamo a vedere se queste persone che hanno finanziato la moschea
sono tra i tanti beneficiati del contributo affitti, contributo mensa, contributo trasporto, sono nelle casse popolari perché hanno un reddito basso. Io sfido chiunque che ha un reddito basso a donare cospicue risorse per fare una moschea, perché quando i soldi non ci sono in tasca non ci sono né per fare la moschea né per mangiare. Quindi se chiedi aiuto al tuo comune difficilmente hai soldi per donarli per fare un centro culturale o una moschea. Intanto questa la cosa la devono chiarire, ancora non mi ha risposto nessuno. Ecco, di manzoniana memoria non è né oggi né mai, quali dovrebbero essere i presupposti affinché possa, secondo la Lega, essere costruito il centro culturale? Attraverso la condivisione con i cittadini, con un referendum. I statuti dei consigli comunali lo prevedono: se tu vuoi aprire un centro culturale o una moschea devi chiedere il permesso alla tua comunità che ti ospita, altrimenti fai un atto di violenza che di solito poi crea quello che crea, cioè la gente non è contenta, la gente si ribella, la gente si sente insicura, non come ad Umbertide che hanno fatto l'incontrario, la gente si è vista il cantiere aperto e non sapeva di che si stava parlando. È la prassi del PD: apre discariche, apre fabbriche, cioè loro fanno tutto quello che gli pare, ma naturalmente l'unica cosa che non fanno è ascoltare i cittadini, poi vanno a chiedere il voto. Spero che stavolta, anche in vista delle politiche, come si dice, qualcuno si ricordi che magari ci si comporta in un'altra maniera e qualcuno rimane anche a casa. Lei ha parlato di tantissimi messaggi che le sono arrivati, non le rubiamo ancora molto spazio, molto tempo, da parte di chi? Che non se l'aspettava, è evidente, non parlo di chi, della Lega, dice siamo belli noi, siamo bravi noi, ma chi l'ha stupita? Ma le dico la verità, dal mio profilo Facebook io ho avuto della gente da Roma, da Viterbo, da Rieti, mamme soprattutto, mamme, preoccupate per i figli, preoccupate per le loro figlie, addirittura mamme che dicono che non possono più neanche portare fuori i bambini perché nei parchi non c'è posto, perché ci sono altri. Allora, la dimostrazione che mi dicono queste persone: Valerio, riguardati, la tua salute è importante, però condividiamo la tua battaglia, vorremmo essere qui. Ripeto, le voglio essere sincero, gliene potrei leggere decine, sono tutti messaggi di condivisione, di preoccupazione, ma di condivisione da battaglia. E vi assicuro che tutte queste persone, ho guardato qualche profilo, la metà ha un orientamento, diciamo, di centrodestra, ma il resto sono persone normali, come stamattina avete sentito prima l'intervento di un cittadino. Ricordiamoci una cosa, le persone normali vogliono vivere una vita normale, cioè quella che ha costituito le fondamenta della nostra società fino adesso. Il PD con lo Ius Soli, con gli affitti gratis, con il mantenimento dei stranieri, con l'immigrazione clandestina, sta sovvertendo l'equilibrio sociale di questa nazione e tutte le comunità umbre ne saranno poi e ne sono coinvolte. È inutile cacciare la testa sotto la sabbia, la cosa è evidente. L'ultima battuta, veloce, lei è cattolico? Certo, sono cattolico, mi hanno insegnato dei principi, ovviamente non sono, sono anche un peccatore, questo è evidente, non mi è evidente. Perché? Ma perché tutti cristiani, ma il nostro Dio non è un Dio che chiede chiaramente, è Lui che si è immolato per noi, Lui, non gli altri, mi permetta una battuta diciamo religiosa, ma io non ne faccio una questione religiosa, faccio una questione di rispetto, ripeto, si condivida con un referendum con le comunità se si vuole aprire o no i centri culturali islamici, si chieda alla gente, ai territori la loro opinione, non arrivando con il cantiere e aprendo a insaputa di tutti. È un atto autoritario, ovviamente la sinistra è abituata, fa tutto da sé e quindi questi sono i risultati.